militantà degli assalti frontali per presentare l'album Courage al centro sociale occupato autogestito Forte Prenestina a Roma, venerdì 15 luglio 2022. Ben trovato. Ciao Fede, grazie. È un piacere sentirti. Siamo rimasti con il trentennale, il doppio album degli assalti frontali. Ti chiedo subito un bilancio di quello che è stato. Beh, il trentennale è stato una celebrazione di un bel periodo, è stato bello riviverlo ogni istante e rilanciarsi avanti. Poi dopo ci voleva un album nuovo, subito dopo, e quindi ci siamo messi lì per 6 mesi, abbiamo lavorato e uscito Courage, che è il nostro 10° album di inediti ed è veramente una gioia, insomma, essere qua. Presentare per la 10ª volta, da batti il tuo tempo, sentire questo brivido della vigilia che sta uscendo un nuovo album, che ogni album alla fine è proprio un nuovo capitolo, rappresenta un periodo, e questo rappresenta questo periodo qua che stiamo vivendo, pandemia, la guerra, natura, ambiente, noi che facciamo, stiamo con le spalle al muro, ripartiamo, il contrattacco, bisogna avere coraggio. Questo coraggio è appunto qualcosa che viene da lontano e noi dobbiamo tramandare alle generazioni nuove. Considerato, ecco, che veniamo da un doppio album che è un bilancio, si tratta di un'ulteriore tappa o di una svolta dal punto di vista artistico? Uno si augura sempre che sia una svolta, bene, anche se poi è chiaro che sono tutte tappe dello stesso percorso. Però è stato fatto con un produttore nuovo, tra virgolette, nel senso che c'è Luca D'Aversa, che ha prodotto quasi tutto il disco, perché Bonò si è trasferito alle Canarie, beato lui, dopo la pandemia, insomma, ci ha avuto un po' vari problemi, quindi ha venduto il suo studio, il coso, si è trasferito lì. Ha supervisionato anche lui, ha prodotto la traccia Courage, che dà titolo al disco, ma poi il resto, insomma, l'abbiamo fatto con Luca. Comunque, sempre nell'onda degli altri, però con un linguaggio anche nuovo, che ha a che fare con tutti i laboratori che faccio sempre, che ha a che fare con la ricerca di parole nuove, di nuovi stimoli, di nuove cose che ho sempre fatto come rap. La scelta del titolo? Courage è in francese perché io sono mezzo francese, mia mamma è francese, era francese perché è venuta a mancare l'anno scorso. Quindi ho fatto anche dei viaggi anche all'indietro, più anche all'indietro di quello che era il doppio 1990-2020, quando ero ancora più piccolo, negli anni 70, mia madre mi portava in assemblea la scuola pietralata e in quell'ambiente cominciavo a raccogliere il courage di cui parlo oggi. E quindi un omaggio a lei e poi anche l'ultima traccia che si chiama Brest è un omaggio insomma a tutti quelli che ci hanno lasciato e in qualche modo ci hanno formato. Un omaggio felice, un omaggio ballando. Di quante tracce stiamo parlando e come sono nate, come le hai messe insieme? Sono 13 tracce, le prime partono proprio dalla prima Courage, una specie di editoriale, di manifesto che racconta un po' di questo momento, soprattutto di questa fase di pandemia in cui si fa di niente, in cui ci siamo ritrovati tutti uno contro l'altro a caccia di streghe, e quindi poi c'è perdere la testa, bisogna invece di ricostruire la comunità, ricostruirla anche con i gesti semplici, con l'aiuto reciproco, con riconoscersi gli uni con gli altri, poi c'è Vecchi Pirati, che racconta un po' delle nostre identità, poi la morale, poi la guerra, la diserzione dalla guerra. Mi hanno detto, tra l'altro, l'ho fatto un po' girare, questa è un disco che contiene per il momento la prima, l'unica canzone che è stata scritta in questo momento sulla fase attuale della guerra. Sembra veramente che ancora non si può dire niente su questa cosa, si sono ammutoliti tutti quanti. E poi racconto anche del mio lavoro sulle scuole, quindi canzoni ispirate alle scuole di periferia romana, che siano medie, licei, elementari, quindi insomma i vari passaggi che sto vivendo io in questa fase. Contributi esterni? Ci sta il coro dei bambini della scuola Simonetta Salagone, il coro dei bambini dell'Antoniano, che era quella canzone di Golden Rap che ha anticipato di un po' di mesi, che l'abbiamo messa anche qui nel disco. C'è Paul G, ovviamente, la voce anche di Luca D'Aversa, che è un cantautore che ha prodotto il disco. C'è soltanto Air Tempesta, con cui cantiamo insieme una canzone. I feat, in realtà, spesso sono fatti pure perché così, per far scena, mi riempì la cosa. Io avevo bisogno di un po' di spazio per raccontare le mie cose, questo album, quindi se c'erano delle collaborazioni erano quelle vere, nate sulla strada vera, quindi c'è solo Air Tempesta che canta sul pezzo, sul pezzo Sogno Ancora. Attività dal vivo?
venerdì, il giorno dell'uscita del disco, facciamo la festa, presentazione, concerto al Forte Prenestino, nella nostra insomma casa storica, e poi partiamo un po' in tour in tutta Italia. L'album Courage a Roma, al centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, venerdì 15 luglio 2022. Un saluto e un ringraziamento a Militanta degli Assalti Frontali. Ci vediamo lì. Grazie Fede, appuntamento a tutti al Forte allora. Ciao, un abbraccio.